questo dono è a garanzia di questa bella esperienza dell'utilizzo di un bene confiscato, dove si fa attività produttiva, si fa attività sociale con dei ragazzi e delle ragazze, e il pulmino serve per trasportarli dai campi a qua, al bed and breakfast, alle iniziative che hanno da fare. È la risposta migliore per dire che si può avere un'attività e si può avere un'attività onesta. L'immagine più vera, più bella di un territorio, quella di dare spazio e possibilità alle nuove generazioni di inventarsi il loro futuro senza essere oppressi dalla malavita. Quella di oggi è un'iniziativa che rappresenta una testimonianza di rapporto importante tra l'Ospice IGL e la nuova cucina organizzata, perché in questo territorio noi da tanti anni stiamo sviluppando una capacità di realizzazione, di riconquista del territorio da parte della socialità, dell'imprenditoria buona, e noi come organizzazione sindacale siamo per sostenere questo processo. Da qui questo furgone che rappresenta un viaggio che vorremmo continuare in comune, perché qui ci sono valori importanti per la democrazia del paese oltre che per lo sviluppo. Serve per accogliere le persone e portarli in questo luogo che da tutti è conosciuto oramai come Terre di Camorra. Noi invece vogliamo trasmettere un messaggio nuovo di straordinario, che queste terre sono le terre di Don Peppe Diana, terre di riscatto, terre di dignità, terre di lavoro e terre di riconquista delle persone, specialmente quelle più svantaggiate, le persone che poi noi accogliamo nei nostri gruppi di convivenza. Avere un bene confiscato equivale a non pagare l'affitto, ma tutto quanto riguarda una struttura complessa come quella che voi vedete quest'oggi, e quindi serve una mano, serve un aiuto di tutti, ma innanzitutto serve che la collettività si riappropri di questi spazi e lo restituisca nelle forme più svariate. La nostra abbiamo scelto di farlo tramite un ristorante in cui veniamo inserite le persone svantaggiate, ma ci possono essere tanti e tali che diciamo così, è possibile fare in tutti i modi possibili e immaginabili. Vecchio, mi serve una mano.